come Comitato Salute e Vita abbiamo aderito a questo appello e organizzato insieme agli altri questo presidio sotto Igiene Civile, che è la sede della Regione Campania, perché riteniamo che la politica, in questo caso la Regione Campania e l'amministrazione comunale, abbiano dei ritardi inspiegabili su questa vicenda degli incendi in tutta la Regione Campania. Anche Salerno oggi è stato l'esempio, brucia dal Forte della Carnara ad Oghiara, e abbiamo dovuto constatare sulla nostra pelle ritardi inauditi da parte delle forze dell'ordine, perché manca proprio sia un vero e proprio coordinamento, ma manca da parte delle istituzioni del Comune di Salerno e della Regione Campania la consapevolezza di quello che sta accadendo. Il territorio non è presidiato, è abbandonato a se stesso. È simbolico che venga bruciato il Forte della Carnara in pieno giorno, in piena mattinata, ed è proprio la dimostrazione da parte di questi delinquenti della camorra e questi piromani che hanno dei mandanti, è la dimostrazione che il territorio non è controllato, non c'è la capacità da parte di questa amministrazione e di questo governo della Regione Campania di controllare il territorio. Anche su questo abbiamo dovuto registrare a livello nazionale, con il decreto Mandia, lo scioglimento del corpo forestale, che sono passati il 90%, il 70-80% è passato ai carabinieri invece che ai vigili del fuoco. Quindi ci troviamo un personale ridotto a dover affrontare un'emergenza che non è mai successa in Regione Campania. Non è un caso però che la Regione Campania abbia l'emergenza principale di questa situazione, perché, lo ripeto, ci sono gravi responsabilità, ritardi e silenzi da parte della Regione Campania, dell'assessorato all'ambiente, che più che occuparsi di quello è occupato e preso da altre cose, e dallo stesso governatore che firma la convenzione con i vigili del fuoco. Il ritardo è solo dopo che, come sappiamo, il Vesuvio è stato incendiato. Insomma, ci troviamo in una situazione di grave emergenza, e chiediamo con forza anche noi come Comitato Salute e Vita, insieme alle altre organizzazioni e associazioni qui presenti, che si faccia un'unità di crisi anche nella città di Salerno. Il sindaco si ricordi che il primo responsabile della salute dei cittadini. Questa vicenda degli incendi sta contribuendo a danneggiare anche su questo la salute dei cittadini, perché ricordiamo che per esempio a Oghiara, l'incendio che è scoppiato poche ore fa, dove sono arrivati in ritardo i vigili del fuoco, ma non per colpa loro, ma perché non c'è il personale adeguato in termini di numeri a rispondere a questa emergenza, in quell'area di Oghiara c'erano diversi rifiuti abbandonati, nascosti, dove l'amministrazione comunale, per questo me la prendo fortemente con chi governa questa città, non ha in questi mesi tutelato e impedito che quell'area diventasse una vera e propria discarica, e oggi quell'area con questi rifiuti, perché sentivamo puzza di bruciato di plastica e non sappiamo quali tipi di rifiuti sono stati bruciati, sono andati in fumo, sono stati incendiati insieme alla montagna di Oghiara, alla collina. Noi pensiamo che quest'anno, legato alla siccità che c'è stato sul nostro territorio, sul territorio campano, ci sia stato ovviamente un incremento degli incendi, che però non giustificano il numero e le cause che noi vogliamo attribuire a questi incendi, che da una parte non possiamo non ritenere dolosi, non possiamo non ritenere che sia una mano criminale che sta dietro a questi incendi e che sta devastando il nostro territorio nel silenzio totale delle istituzioni, perché quella è la cosa che a noi in questo momento sta sconvolgendo. Dopo una settimana e più dagli incendi viene dichiarato uno stato di emergenza, viene questa tematica, questo problema diventa un problema di carattere generale. Prima si è sottaciuto questo, si è dovuto arrivare all'incendio del Vesuvio, alle foto aberranti che noi abbiamo visto del Vesuvio. Oggi noi siamo qui a Salerno di fronte al Genio Civile proprio per chiedere, per
per chiedere che venga istituito un tavolo con l'ARPAC e con l'assessore con Bonavitacola rispetto a, alla, a una gestione e alla prevenzione di questa emergenza, e che questo non accada più. Noi pensiamo che chi devasta il territorio per lucrare, per spingere le istituzioni, per spingere i comuni ad ottenere qualcosa, ad ottenere l'aumento dei forestali, oppure a voler lucrare sui nostri territori distruggendo i nostri monti, le nostre colline, i nostri boschi, non può essere lasciato impunito, non può essere lasciato sconosciuto. E questo è solo e per questo noi riteniamo che la magistratura debba impegnarsi realmente in questo, nello scovare le cause criminali di questi incendi, perché non è solamente il Vesuvio che è stato questo, ma come sapete benissimo sui giornali esce, come avete anche detto sui giornali e sulle televisioni, tutte le montagne dell'Ebolitano, i Monti Lattari, la Valle dell'Irno, le zone attorno Fisciano e l'università, anche a ridosso delle case, a Oiara, ci sono incendi dappertutto. E non possiamo pensare che siano casuali. L'evento di oggi di Torrione, di Forte La Carnale, rappresenta in un certo senso un evento che non può essere più taciuto, mentre prima in un certo senso in queste settimane abbiamo visto che se ne è parlato sempre di più, fino alla manifestazione napoletana, ma si è parlato del Vesuvio. Oggi i salernitani, diciamo, hanno avuto la prova tangente, la prova tangibile di quello che sta accadendo. Quindi noi chiediamo da una parte che la magistratura indaghi e che questa cosa non venga lasciata nel dimenticatoio, e dall'altra parte chiediamo al comune, alla provincia e alla regione di istituire un tavolo di emergenza sull'emergenza, e che venga spiegata alla popolazione e ai cittadini come si vogliono comportare su, per esempio sulle colline di Giovi, che in questo momento non sono state colpite, ma potrebbero essere colpite. Sono state colpite in questi giorni. Vogliamo capire qual è il piano di prevenzione, vogliamo capire qual è l'organico, vogliamo capire se... Cioè, i cittadini hanno bisogno di risposta, hanno bisogno di sentirsi al sicuro rispetto a una questione che sembrava superata, che sembrava una cosa arcaica come la questione degli incendi boschivi, e invece noi ci troviamo in questo momento ad avere un'emergenza in cui tutto il territorio campano e stranamente anche di altre regioni contemporaneamente si incendiano in questa maniera.